Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late and I'm trying not to sleep, 'cause I know siamo con Radio Giornale, qui con il dottor Walter Veltroni a Montefiascone, e in veste di regista, quindi non di politico. Noi vorremmo chiederle innanzitutto perché fare un film su Enrico Berlinguer oggi, in questo particolare periodo storico e politico. Ma si poteva fare in qualsiasi momento, sarebbe stato giusto farlo in qualsiasi momento. È capitato per me, per la sequenza della mia vita, che fossi nel primo momento utile per poterlo fare, perché prima facevo altro e non sarebbe stato giusto. Però insomma, io ci tenevo a ricordare Berlinguer, ci tenevo a ricordarlo utilizzando delle chiavi narrative che fossero, che legassero insieme storia, ragione e anche un po' di emozione. Penso che Berlinguer sia una delle persone più importanti della storia della politica italiana del dopoguerra, e penso che ci sia bisogno di memoria, e quindi insomma per questo ho cercato di raccontare la sua storia. Certo. E ci è riuscito pienamente dal mio punto di vista. Un'ultima domanda, se può regalarci, ecco, un aspetto inedito, un episodio personale magari di quando ha conosciuto Berlinguer che non è trapelato dalla pellicola. Ma guardi, io ho lavorato con Berlinguer insomma nella direzione del partito per molti anni, diciamo dall'80 all'84, e prima ero segretario della FGC romana, della Federazione dei Giovani Comunista Romana, quindi io l'ho conosciuto la prima volta alla metà degli anni 70, e da lì in poi ovviamente mi è capitato tante volte. Quello che posso dire è che era una persona molto timida, molto bella umanamente, molto intensa, con una grande curiosità intellettuale, con una grande apertura culturale. Era un uomo, diciamo, molto per bene, molto coraggioso anche nelle sue innovazioni politiche, nell'anticipare cose che poi sono accadute. Insomma, da questo punto di vista è una persona abbastanza rara. D'accordo. Noi allora la ringraziamo per la sua disponibilità e speriamo di rivederla presto a Montefiascone. Grazie. Grazie.